Benvenuti in questo corso sul Deep Web. Quello che cercheremo di fare in questa lezione e nelle prossime è innanzitutto capire cos'è il Deep Web, come è strutturato, cercare di sfatare anche alcuni luoghi comuni su questo strumento e successivamente cercheremo anche di capire come si può accedere a quest'ultimo. Iniziamo fornendo qualche concetto. Il Deep Web è una parte del World Wide Web il cui contenuto non viene indicizzato dai motori di ricerca. E questo è il primo punto fondamentale. Noi siamo abituati a ricercare le informazioni su Google, che è un motore di ricerca. Quindi per noi praticamente tutto ciò che è il web, tutto ciò che è internet, spesso coincide con tutto ciò che viene indicizzato da un motore di ricerca, che sia Google o che sia un altro, Google è il principale. Tuttavia, si stima che solo il 4% sia indicizzato dai motori di ricerca. Il restante 96% fa parte del Deep Web. E già questo ci deve far capire come sia bassissima la percentuale di ciò che effettivamente noi ricerchiamo ogni giorno e che è indicizzato dai motori di ricerca. Il 4%, e anche se a noi queste sembrano già una quantità infinita di informazioni, è solo il 4%. Il 96% invece è tutto ciò che noi non vediamo. E perché non lo vediamo? Perché non è indicizzato dai motori di ricerca e quindi o riusciamo in qualche modo ad accederci direttamente senza l'utilizzo del motore di ricerca o tramite alcuni strumenti che vedremo nelle prossime lezioni. Adesso una distinzione fondamentale, quella tra Deep Web e Dark Web, e spesso questi due termini sono usati impropriamente e non si comprende fino in fondo qual è la differenza tra i due. E quindi la domanda è se ci sono delle differenze effettivamente tra questi due termini. E la risposta è sì. Cerchiamo di comprendere il motivo. Per Deep Web si intende tutto ciò a cui non possiamo accedere direttamente e che, per ragioni di privacy e sicurezza, è reso privato. Con accedere direttamente nel senso che non possiamo accederci tramite un motore di ricerca e per accedere dobbiamo avere delle credenziali, dei privilegi di un certo tipo che ci permettono di accedere a quelle risorse. Per cui, perché il contenuto all'interno del Deep Web, per ragioni di privacy o sicurezza, è reso privato. Vediamo qualche esempio. Le mail, ad esempio, noi non possiamo accedere alle mail delle altre persone perché sono protette da username e password, i server sono protetti e c'è tutta un'architettura di sicurezza dietro. Quindi le mail non vengono pubblicamente indicizzate dai motori di ricerca, quindi possiamo considerare che le mail fanno parte del Deep Web. Le transazioni finanziarie, anche queste avvengono milioni al giorno, tuttavia non sono indicizzate nei motori di ricerca e quindi fanno parte del Deep Web. Così le cartelle cliniche, così i social media, tutte le informazioni personali, le nostre chat all'interno dei social media non sono divulgate, di conseguenza Deep Web. Informazioni scientifiche, accademiche, ma l'elenco potrebbe essere molto molto più lungo di così. Di conseguenza questi sono tutti esempi di Deep Web, ovvero di un qualcosa di non visibile, non indicizzato dai motori di ricerca, che tuttavia esiste. Adesso invece parliamo del dark web, che è differente, perché si intende tutto ciò che è stato volutamente nascosto e il cui accesso è consentito solo tramite appositi software che esamineremo in questo corso. Quindi il dark web è un sottoinsieme del deep web, dove le informazioni sono state volutamente nascoste e il cui accesso è consentito solo tramite appositi software, cosa che ovviamente non avviene nel caso delle mail, delle transazioni finanziarie. A queste per accedere basta utilizzare un client di posta oppure basta avere accesso al software di gestione finanziaria di nostro interesse, quindi non sono state volutamente nascoste, sono solo state rese private per ragioni di privacy e sicurezza. Differente il dark web, perché qui le informazioni sono state volutamente nascoste e il cui accesso è consentito solo tramite appositi software. Assicurati quindi di aver ben compreso la differenza tra deep web e dark web, perché è fondamentale.